Guarda, mi sto sciogliendo, ragazzi, sto sciogliendo, non ce la faccio più. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su canale Johnny 8. Oggi si va a fare le caverne occulte di Ghosts and Goblins Resurrection. Allora, è un inferno, ragazzi. È veramente un inferno. Siamo al terzo mondo, andiamo avanti. Mi sono sbloccato altri due potenziamenti, che una è l'abilità di trasformare in rospi i nemici e una è di rotolare addosso ai nemici, di trasformarci in roccia, tipo così, ragazzi. Anche se non lo utilizziamo poi tantissimo i potenziamenti, perché una volta che siamo nel gioco presi qua dal marasma, non è semplice andare a utilizzare i potenziamenti. Magari nelle fasi più concitate appunto diventa un po' problematica. Comunque è ostico in una maniera impressionante il gioco, ragazzi, è veramente ostico. Mi sono rifatto un altro livello, è una cosa incredibile. Questa roba, cioè è pieno di roba, poi qua è buio, non si vede una sega, non si vede. Ma nulla si vede proprio. Oddio. Giullare che mi leva la cavità, ma cos'è? No, mi tengo il mio pugnale perché mi piace di più. No, non è possibile. Non si vedono neanche questi mostri. E questo è solo l'inizio, ragazzi, delle caverne occulte. Pensate voi. Ecco, a posto. Cioè, non si vede una sega, ragazzi, io non lo so come si farà andare avanti e arrivare in fondo al livello qua. Non lo so veramente. Ah, il giullare di nuovo, maledetto. Com'è noioso. Non mi ha neanche dato il tempo di prendere la fatina, la lucciolina, ragazzi. Ecco, qua ci va tipo a levare la gravità con quell'affare. Ci dà parecchi fastidi, ci dà. Oddio, cos'è? Mamma mia, ragazzi. Quella! No, è uno di quelli noiosi come c'era già nell'altro livello, ragazzi. Oh mamma. Ti pareva, puttana maiala. Cioè, non si passerà mai questo livello. Allora, vediamo di non fare come prima, Vediamo di non fare come prima. C'è un checkpoint qua, fammelo sbloccare subito, che prima non l'avevo visto, per esempio. Ecco, finalmente, almeno questo è sbloccato. E andiamo avanti. Io penso che si deve andare di qua. Vediamo, non lo so, sinceramente, si deve andare di qua. Oh, l'armatura d'oro, buona, questa è buona. Siamo un pochino più protetti. No, dobbiamo andare di là, quindi vedrai, dobbiamo lanciarci nel vuoto, allora. Aspettavo l'arma. Cioè, tipo, dobbiamo andare giù di qua. Sì, esatto. Allora, qua si sale. Con molta calma, ovviamente. Prendi la lucciolina. No, ho preso questo cavolo di sparo che non volevo. È corto questo sparo. Oddio, una lumaca di pietra, ma che era? Quei macini lì mi garbano poco, sinceramente, io ve lo dico. Infatti non li facciamo neanche nulla. Ah, sono fiero. Ok, sono del macone, allora facciamo lì. Allora ditelo, ragazzi, allora ditelo. Oh, no, lo sapevo. No, nella lava. Sono andato nella lava. Sono stato trasformato in lumaca, come avete visto, ragazzi. Comunque ci risiamo. Siamo qua su in alto, vediamo un po'
se riuscissi a trovare uno sparo migliore di questo, tipo pugnali che vanno più veloci e più lontani, sarebbe meglio, sarei un pochino più tranquillo, però accontentiamoci, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato anche il checkpoint, quindi siamo in pompa magna, ragazzi, siamo in pompa magna. Very nice. Puttana maiale, ragazzi, non è possibile. Ma come devo fare io andare avanti al buio se è in questa maniera? Ma mi pare la maniera, ragazzi, di farmi giocare al buio a questa maniera. Da sto scemo, va, che mi sta lì, mi stressa. Ma ti levi di uno! Ma te guardilo! Sì, anche il braccio perforante lì. Dai, allora, tutto, io vado via. No. No, non voglio abbandonare, che abbandona? Guarda qua, guardate quanto è sempre lungo il livello, ragazzi, è incredibile. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, a passare questo maledetto pezzo, guarda, veramente è un inferno. Mamma mia, le smoccolate, ragazzi, le smoccolate che vi ho risparmiato, perché veramente mi bannavano da YouTube altrimenti. Allora, vediamo va che questi serpentoni lì mi fanno già un cavolà, a me di sicuro, lo vedo già. Meglio già che questa cavolo di balestra, questo sparo è, quindi pigliamoci. Allora, andiamo di sotto. Non ce l'abbiamo fatta. Troppo di sotto. Allora, dobbiamo riuscire a passare il serpentone senza picchiare nella sua testa, perché ci farà danno, ovviamente. Ovviamente avremo anche queste medusone qui a darci fastidio, quindi. E queste zanzare a posto, guarda, cioè. Perfetto, ragazzi, di meglio non poteva esserci. Vediamo se si prende uno sparo decente. Piuttosto, guarda, ma piuttosto veramente la lancia. Se ce la faccio. No, via, non ce la faccio. Adesso è il momento di scendere giù. Ok, andiamo. Qui non so che succederà. Siamo scesi troppo giù. No, invece dobbiamo andare giù, guarda. Dobbiamo andare giù, ragazzi. Allora, vediamo di capirci qualcosa qua, eh. Io presumo che ci si debba lasciare andare giù qui. No, no, no. Forse allora giù ci si arriva dopo, in qualche modo. Vediamo se a saltare su questo serpentone qui succede qualcosa. Se magari piano piano si deforma e la smette di fare il giro tondo. Infatti, vedi, infatti. Probabilmente lui allora. Sono questi che ci porteranno allora a destinazione. Ottimo. Esattamente, guarda, eccoli qua. No, no, no. Allora, come prima. Ma vediamo di provare a rimanere su questo serpentone qua e montare su quello che stava arrivando, che sono riuscito a malapena di intravedere, ecco. Così, esatto. Oh, meno male, ragazzi, abbiamo sbloccato quindi il checkpoint. Mi sa che dovevamo restarci sopra il serpentone, ma adesso facciamo presto, siamo arrivati. Proviamo. Ok, questo è il giricocoli fa. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, ragazzi. Un martellone, bello. Sì, vabbè, però siete cattivi, siete veramente cattivi, eh. Ragazzi, la mia calma sta per abbandonarci. La mia flemma sta veramente per andare a abbandonarci, cioè neanche un Souls-like mi mette in dura prova a questa maniera a me. È una cosa allucinante, ragazzi. Oh, i pugnalini intanto sono già una mano dal cielo, perlomeno si riesce già a fare qualcosa di più. Adesso, ecco, adesso è il momento, bravo, bravo, se no poi si rifà come prima. E stiamo attenti perché va rifatto anche adesso, al contrario però.
Osho, 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 vai, vai, vai a risalire alla grande. Ma te guarda che giri che mi fa fallo qui, ragazzi. Presumo che dobbiamo prendere un nuovo passaggio da questo. Misha, non è il momento adesso, perdonami. No, vabbè. Mi volete far morire allora, c'è anche un rosto, avete fatto diventa. E allora se non mi ci volete far arrivare in fondo, ditemelo, cioè, voglio dire. Ci risiamo, ragazzi, ci risiamo. Allora, vediamo di farcela stavolta, perché veramente il controller è a rischio, ve lo dico. Dobbiamo stare attenti anche quando va a fare questi giri, perché li fa improvvisamente, e dobbiamo trovare il verso giusto di andare a continuare a camminare sul serpentone. Qua cambiamo sempre direzione. Basta, vi prego, di questi serpenti, basta veramente, basta, vi prego. Vi prego, fatemi tornare con i piedi per terra, vi supplico. Intanto un altro checkpoint, finalmente. Ma non si torna ancora con i piedi per terra, mi sa. Quando va piano così mi spaventa a me, infatti. Oddio, è uno stricone, ragazzi, ma cos'è? Buttano giù nemici. Non si può neanche fare nulla praticamente. Vabbè, è un passaggio un po' così. Tanto lo sapevo, mi tirava su un teschione in testa, ero lì. Riparte tutta vita, allora attenzione, attenzione, ci mancava anche salamini volanti lì, gli involtini primavera volanti. Uè, uè, passaggio, grazie, grazie. Anche lei un altro passaggio, grazie. No, 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 per pigliare una cazzo di lucciola. Scusate, ragazzi, quando ci vuole ci vuole. Oh vai, ragazzi, si riparte tutta birra. Ho appena passato il pezzo dello stricone giganti. Mi sono distratto. Per ripassarlo mi ci è voluto un pochino, ragazzi. Ve lo dico, almeno due o tre tentativi. Allora, non facciamo le errori di prima. Lucciola, non me ne frega niente. Per me va, resti dove sei. Ehi, ci mancava anche il faccione ora che mi faceva male. Ho un culino così, ragazzi, c'ho un culino così. Oh, finalmente con i piedi per terra. Il problema è che si sta per avvicinare sicuramente il boss, ragazzi. Non lo voglio il martellone, grazie. Infatti non vorrei... sì, porta del boss, fine livello. E il boss è con noi, il boss è con noi, il boss è con noi. Vediamo un po' che... Ultra figo, è la versione gigante... È la versione di gigante di quell'altri affaretti che c'erano prima, ragazzi, noiosissimo. Quindi, se quelli sono noiosi, questo sarà una... sarà... cioè... non si può sopportare, in sostanza. Via! Che fai, l'energia sferica? Attenzione, ragazzi, ha fatto l'energia sferica. Che bella palla di Lord Beerus. Uno, due l'ho passati, poi l'altro non ce la potevo fare. Non ce la potevo fare, cioè basta. Basta. Via, 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 via. No, oh, lo spacco, ragazzi. No, come un coglions. No, gli sono saltato addosso io, non me l'aspettavo. Aspetta, mi devo suicidare, perché tanto questi qui non servono a nulla contro lui, ragazzi. Devo cambiare arma subito. Vai, balestra, ragazzi, andiamo.
Che infame però che sei, eh? Ma vai a fare in quel posto. Allora, dobbiamo portarlo nell'oscurità. Vabbè, ma non è possibile, cioè, no, sono, che non è veramente, non sta né cielo né terra, non ci si farà mai a sconfiggere, ragazzi, ma mai proprio, cioè, scrivetelo negli annali, questo boss non si sconfiggerà mai, proprio mai. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Andiamo a staccio fegavi, ehi, anche questa facca. Dai, apri il mantello che ti spacco subito tutto io. Vado senza paura proprio, non mi muovo neanche da qui, ti spacco tutto così. Non faccio una sega ovviamente con quest'arma lì, eh. Satanasso, dove stai? Eccolo. Eccolo. Attenzione, è crollato il lampadario, ragazzi. Non ci voglio credere. Puttana maiale, ragazzi, ce l'ho fatta. Non ci voglio credere. Mamma mia, che patema, che sofferenza, che incubo, ragazzi. Ma neanche ammazzare il boss dei boss in Demon Souls e Dark Souls. Su di così tanto. Boh. Guarda, mi sto sciogliendo, ragazzi. Sto sciogliendo, non ce la faccio più. Aspettate, ho fatto anche del casino, ecco. Non ce la posso fare. 44 volte sono morto. Ah! Le caverne del Patema dovevano chiamarle queste lì. Altro che le caverne occulte. Allora, ragazzi, le caverne occulte le abbiamo passate con qualche difficoltà. Ci vediamo nel prossimo video per il Varco della Fortezza. Se vi va, iscrivetevi al canale. Ciao ciao, ci vediamo qua su Giannotto Gaming.